nuova friggitrice ad aria viene proprio voglia di sperimentare piatti nuovi e oggi è il momento di affrontare un petto di pollo intero arrosto. Andiamo a cucinare! Si parte con delle incisioni sul petto di pollo a formare una specie di reticolo. Ed eccolo qui. Su una pellicola trasparente adagiamo il petto di pollo e lo spalmiamo con una marinatura abbastanza semplice, un po' di sale, olio, mezzo limone, rosmarino e un pizzico di pepe. Vai! Con un pennellino riusciamo a inserire la marinatura all'interno di tutte le scanalature, sia sul fronte che sul retro. Avvolgiamo e lo facciamo riposare almeno per 10 minuti, se poi un'ora meglio ancora, a temperatura ambiente. E nell'attesa si prepara una mini salsina fatta da un cucchiaino di zucchero di canna e un cucchiaino di salsa di soia da applicare prima di andare nella friggitrice. Ecco la seconda salsina ed altra spennellata. E adesso andiamo ad infornare. Preriscaldiamo a 200 gradi per circa 3 minuti e successivamente inforniamo intanto per 25 minuti a 200 gradi. Vai! Sono passati 30 minuti ed eccolo qui. Guarda che bella faccia, c'è pure il sughetto. Ora lo facciamo riposare almeno per 5 minuti. È uscita fuori anche una salsina di tutto rispetto. Ora andiamo a tagliare. Internamente è ben cotto. Là. E siamo pronti per l'assaggio. Fuori è croccante, anche se non c'ha la pelle. E dentro è morbido e saporito. Buono! Buono, buono! E anche la curiosità del petto di pollo in friggitrice ad aria ce la siamo tolta. E a me non rimane altro che ringraziarvi come sempre per l'attenzione e ricordarvi che, se volete, vi potete iscrivere al canale. Ciao, grazie!